Buongiorno a tutti cari amici lontani e vicini e bentornati nella terza stagione di Eoli la parola ai turisti. Quest'anno tantissime novità, partendo dalla sigla al nuovissimo studio. Io, Francesca Bertè e Federico Lo Schiavo, andremo in giro per le vie di Lipari per scoprire le opinioni dei turisti sulle isole Eolie. Direi quindi di iniziare con le interviste. Tre cose che vi sono piaciute dell'isola e tre cose che invece non vi sono piaciute. Sicuramente il cibo, l'ospitalità Il mare. e il mare. Il mare. Le cose che non ci sono piaciute è che il litorale non sia ancora pronto, peccato, essendo giugno. I collegamenti per le isole non siano così ravvicinati e probabilmente il prezzo dei taxi, 20 euro a giugno, sembra un po' troppo caro, a nostro parere. Cosa ne pensate dei costi che ci sono per venire a Lipari o nelle isole? Sono un po' leggermente cari, però è abbastanza normale perché comunque su un'isola i prezzi sono rincarati, è normale. Non so che altro posso dire. Io mi baso sui prezzi che diciamo dalle mie parti, essendo un'isola è normale. Cosa ne pensa dei posti dimezzati sugli aliscafi? Io penso che non sia giusto, il costo, ogni prodotto ha un costo, è giusto che si paghi il giusto per venire. Verrebbero più persone probabilmente, ma più i costi degli aliscafi devono essere quelli che sono, perché è giusto che sia così. Ok, e invece un posto più bello che ha visitato qui a Lipari o nelle Isole Eolie? Ah, qui c'è tutto pazzesco. Io ne ho uno speciale che è un cratere vulcanico con dentro il vino, si chiama Corinto questo vino, lo fa un uomo qui del paese. Sono rimasto impazzito per questo cratere vulcanico con dentro questo vigneto pre-fillossera. E poi mi piace la cava di pomice che c'è qui a Acqua Calda. Cambierebbe delle Isole Eolie? Niente, ma se ci fosse un po' più di attenzione per la raccolta dei rifiuti, che non si lasciassero in giro troppi rifiuti nelle strade, sarebbe meglio. Per il resto va tutto bene. Con quale mezzo avete deciso di visitare Lipari o le Siamo con l'aliscafo e poi col motorino. Pensate che le isole siano abbastanza eco-friendly? Ma da una prima occhiata direi di sì, un bel mare pulito, tutto anche le scalinate, la città è pulita, sembra che sia tutto in perfetto ordine, insomma. Va benissimo per i turisti che stanno arrivando in questo momento. Un consiglio per rendere le isole più sostenibili. Queste isole, secondo noi, dovrebbero assolutamente sfruttare la forza della natura e qui ce n'è tantissima, quindi vento che soffia sempre e il sole che c'è sempre praticamente. Questa è la cosa più importante, secondo me, e assolutamente eliminare al più presto tutto quello che riguarda energie fossili, perché in un posto così non possono esistere, secondo me. Poi bisognerebbe, secondo me, valorizzare, al di là di quello che è il periodo turistico, però valorizzare anche quello che è, i prodotti, che Madre Natura qua offre, per cui incentivare, e pubblicizzare, dico, vino per dirne una, ma comunque tantissimi altri prodotti che sono di nicchia e che, se trovano il giusto canale, possono dare sostegno anche nei periodi magari Invernali. Meno meno turistici, turistici. d'inverno, insomma, ecco. Cosa vi ha spinto a venire alle Isole Eolie? Beh, innanzitutto il buon riscontro che hanno avuto parenti e amici che sono stati qui, che si sono trovati molto bene. Per cui incuriositi siamo venuti a venire anche noi. E devo dire, siamo qui da un giorno, tutto merita e tutto il bello che ci è stato detto è confermato. Purtroppo oggi il nostro episodio si conclude qui, speriamo vi sia piaciuto. Vi ricordiamo inoltre di seguire il notiziario su tutte le piattaforme social, ovvero Instagram, Facebook e Twitter. Ringrazio Federico Lo Schiavo. E Francesca Bertè, arrivati a questo punto, noi vi salutiamo e vi mandiamo un grosso bacio dal sole sempre libero delle Eolie. Arrivederci e ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo episodio. Ciao!